Ciao ragazzi, benvenuti. Questa è la video recensione del nuovo NGM Forward Prime, il nuovo dispositivo della NGM, che è un dispositivo quad-core del produttore italiano con appunto due SIM attive contemporaneamente nel dispositivo e con Android Jelly Bean. Un dispositivo che presenta uno schermo da 4,7 pollici IPS HD, davvero bello, e una buona maneggevolezza del dispositivo con una camera da 8 megapixel con flash LED. Comunque, per tutte quante le caratteristiche, le specifiche tecniche, vi rimando all'unboxing dove lì troverete sul nostro sito provacellulari.it tutta la scheda tecnica e le nostre considerazioni riguardo appunto le specifiche. Bene, ora andiamo subito a vedere il telefono. Direi a questo punto di chiamare subito per vedere come funziona il telefono dal punto di vista vocale. Ecco, abbiamo sbagliato, abbiamo chiamato. Ah no, ok, ho chiamato bene con il 190. Allora, diciamo che il dispositivo forse ha un audio un pochino troppo alto dalla capsula dello speaker dietro, visto che alle volte tende un pochettino a non far capire bene quello che dice il via voce, quindi dovremmo tendere ad abbassare un pochino l'audio, se no per il resto non abbiamo avuto nessun problema, anche in ricezione il telefono funziona davvero bene, anche dalla capsula regolare non abbiamo notato alcun tipo di problema particolare da dover segnalare. Andiamo a vedere i messaggi. Direi di andare a scrivere un messaggio, facciamo così. E andiamo a scrivere il messaggio. Davvero interessante da parte di NGM il fatto di aver già compreso nel telefono, come potete ben vedere, la Swift Key, che è secondo me la miglior tastiera che possiamo trovare su un dispositivo Android. Naturalmente si scarica a pagamento dal market, ma qui è già compresa. E devo dire che la digitazione non porta alcun problema. Devo dire, vedete come non ho alcun tipo di problema. Non fate caso a me che ora sto scrivendo un po' troppo rapidamente, dato che uso spesso il controllo vocale. Comunque, devo dire che non abbiamo alcun tipo di problema con la tastiera ed è particolare come tastiera, visto che può essere personalizzata e apprende da quello che noi scriviamo. Secondo me è la migliore, anzi, qualche volta farò un focus proprio su questo tipo di tastiera. Ma già che ci siamo, abbiamo visto i messaggi, abbiamo visto le chiamate, vediamo un po' come viene gestita la dual SIM, il dual SIM dal telefono. Direi in maniera molto molto semplice. Abbiamo qui gestione SIM, abbiamo qui o Vodafone o Fastweb nel nostro caso, quali attivare e quali no, e su quali SIM attivare. Quindi pensiamo a chiamata vocale su Vodafone, su Fastweb, oppure ci chiede sempre su quale due attivarla. Messaggi stessa cosa, connessione dati stessa cosa. E in più si può associare alcuni contatti SIM, associare i contatti SIM che sono nelle due SIM sul telefono e quant'altro. Quindi direi una gestione facile e completa. Per quanto riguarda invece altre particolarità, direi che dal punto di vista del display possiamo settare le notifiche per vedere chiamate perse sulla schermata di blocco e impostare la retroilluminazione dei tasti, che magari 2 secondi è un po' poca. Direi di metterla uso automatico oppure sempre attiva, dato che tendono a sparire presto e poi è difficile ritrovarli quando siamo particolarmente all'oscuro. Poi abbiamo la luminosità, la quale può essere scelta in uso automatico. Ora abbiamo messo, diciamo, noi un 75% per la videoprova. Bene, e poi andiamo avanti, vediamo un po', abbiamo qui, allora cosa possiamo far vedere ancora? Ah, ecco, per esempio sarebbe interessante vedere un po' la memoria del sistema. Allora, abbiamo come capacità del sistema 5,41 GB.
Libra 1,48 e capacità del telefono 10,59, Libra 8,71. Questa sarebbe come viene ripartita la memoria interna. Più vabbè, abbiamo poi la nostra SD card dalla quale possiamo andare a mettere quanta memoria vogliamo. Poi possiamo andare a vedere l'informazione sul telefono e vedere che la versione di Android che è montata sul dispositivo è la 4.2.1. Bene. Allora, direi che da questo punto di vista la situazione è completa. Provo ad avvicinare un po' la videocamera, visto che sto vedendo che ci sono un po' di riflessi, dato che questa sera purtroppo non c'è un grandissimo tempo qui da me e quindi abbiamo acceso la luce. Allora, cerchiamo di aggiustarci. Ok, facciamo tutto questo live, tanto ormai siamo diventati amici qui e andrei avanti. Allora, Andrea, a questo punto, come potete ben vedere, abbiamo deciso di fare una prova particolare, cioè stato GPS, e farvi vedere proprio a voi come funziona il fissaggio di un satellite GPS tramite questo programmino. Praticamente andiamo adesso a vedere quanti satelliti vede e il tempo che ci mette a vedere i satelliti. Controlliamo che il GPS sia attivo, sì, è attivo. E qui praticamente sembrerebbe che non ci sono i toggle, ma invece cliccando su questo vengono fuori questi toggle: modalità aereo, 14%, wifi, Bluetooth, GPS, connessione dati, uso dati, profili audio, luminosità, timeout, quindi quando si deve spegnere lo schermo, l'autorotazione e il risparmio energetico. Allora, vi posso già dire che il telefono non si aggancia così, diciamo, istantaneamente ai satelliti. Diciamo che quando viene utilizzato su Google Maps o comunque su altri navigatori che non sono offline ma che sfruttano anche la connessione, allora il discorso diciamo che è diverso, perché comunque ci permette di sfruttare anche la connessione per identificarci. Ora, come potete vedere, diciamo che siamo al chiuso, quindi comunque è sempre più difficile agganciarsi, però vediamo che sono stati agganciati 0 satelliti e ne sono stati visti 14, ma non ancora ci si aggancia. Quindi direi che il GPS su questo telefono funziona, diciamo, meglio con la connessione. Senza connessione offline, secondo me ci sono un po' di problemi ad utilizzare questo telefono. Bene, come navigatore. Detto questo, direi di andare sul nostro sito, già che ci siamo. Abbiamo appunto provacellulari.it e devo dire che il browser su questo telefono funziona abbastanza bene. Buona, secondo me davvero interessante il fatto che quando noi lasciamo il touch, quindi cominciamo a leggere, ecco che praticamente i tasti sotto scompaiono. Scompaiono e quindi ci permettono di leggere più schermo rispetto a quanto facevamo prima. Ecco, ora ve lo faccio rivedere, ecco, sono scomparsi, quindi riusciamo a leggere più testo rispetto a quanto facevamo prima. Interessante anche il doppio tap, direi che funziona davvero bene. Direi di aprire anche un nostro articolo. E nel frattempo che lo apre, vedete, io faccio pinch to out, pinch to zoom e non ho alcun tipo di problema. Già che siamo qui, però direi di non sulla stessa casella, non sulla stessa scheda, però direi di aprirne un'altra di scheda e di andare a vedere un po' come si vede con The Verge. Ecco qua, The Verge, e vediamo un po', ora che andiamo ad aprire The Verge, come funziona. Richiediamo però il sito in modalità desktop, già da ora, se no ce lo apre in modalità mobile, e adesso andiamo a vedere come funziona con The Verge. Naturalmente per The Verge c'è un attimo di apertura in più, ma devo dire che rispetto agli ultimi telefoni che ho testato, questo telefono sul browser mi sembra davvero una scheggia. Cioè, nel senso, questo sito è davvero molto molto pesante, ma viene aperto con una facilità che rispetto ad altri telefoni mi ha lasciato davvero sorpreso, ecco. Ecco, questo ha già aperto l'altro
l'altra pagina tranquillamente, doppio tap in pagina subito e bene il testo. Quindi devo dire, il browser davvero passa a pieni voti, secondo me, la nostra videoprova. Bene, ora andrei invece in fotocamera a farvi vedere un po' quali sono le particolarità della fotocamera. Allora, innanzitutto direi di parlare delle, diciamo, delle possibilità di scelta. Abbiamo normale, panoramica, modalità acquisizione, poi abbiamo come scegliere, diciamo, di scattare la foto, il flash, gli effetti, e poi qui possiamo scegliere l'HDR, la scena, il bilanciamento, la posizione, esposizione, autoscatto, saturazione e quant'altro. La dimensione delle foto è di 8 megapixel, dato che la fotocamera è di 8 megapixel. Qui si accede alle impostazioni, qui si chiudono le impostazioni e si può scegliere anche la fotocamera frontale. Qui c'è il tastino per lo zoom. Direi allora di andare a fare una foto. Andiamo quindi a scattare la foto e andiamola a vedere. Questa è la foto che è stata scattata e direi che qua andiamo a zoomare, forse leggermente si perdono un po' più i dettagli, ma non è molto male. Questa è stata fatta completamente quasi al buio e devo dire che la foto è venuta davvero bene, non me l'aspettavo venisse così bene con questa così scarsa luminosità. Questo invece è un video che è stato realizzato. Adesso ce lo andiamo a vedere. Allora, devo dire che anche con lo zoom, sinceramente, il telefono non perde dettagli come altre fotocamere. Devo dire che secondo me questa fotocamera montata è davvero buona. Questo ecco, è una macro e ecco, possiamo vedere che nella macro, non so se magari l'appiccico, ma qua secondo me la macro perde un po' di definizione. Ecco, su altri telefoni sinceramente le macro venivano un po' meglio. Quando si andava a zoomare c'era più nitidezza. Quindi forse per le macro il telefono non è proprio il massimo. Poi queste naturalmente queste foto le troverete sul sito di provacellulare.it e le potrete vedere da voi. Quindi diciamo che non è la fotocamera, diciamo che secondo me al buio si comporta un po' meglio rispetto a quando c'è molta luce, il che è forse un controsenso, ma è quello che praticamente abbiamo visto con questo dispositivo. Andrei a vedere allora in galleria qualche nostra foto di test. Per vedere un po' come vede le foto, com'è il display. Beh, devo dire che il display, però, da questo punto di vista, è davvero molto molto bello, molto luminoso, colori davvero vivaci. Ecco, forse un po' troppo vivaci, magari. Questa palette di colori ci sembra un pochino sparata. Ecco, andiamo a prendere un'altra foto di colori, ecco questa. Magari rispetto ad altri dispositivi tende un pochino a sparare leggermente di più i colori, ma nulla di problematico. Anzi, per me che amo i colori, sinceramente piace di più anche rispetto ad altri schermi. Questo è un sfondo bianco con una scritta nera, si vede benissimo, e questo invece è il contrario, e devo dire che anche questo non ci dà alcun tipo di problema nella lettura. Certo, non è proprio un nero 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 come un AMOLED, ma comunque direi che è più che sufficiente per visualizzare e vedere bene i testi. Per quanto riguarda invece il video a 1080p, ora ce lo andiamo a vedere, viene riprodotto senza problemi. Proviamo a saltare, non abbiamo alcun tipo di problema. Naturalmente i 480p e i 720p vengono letti davvero bene e questa qualità anche gli FLV. Questo è un FLV che stiamo vedendo in questo momento. Poi ecco, non vengono visti gli MKV e neanche i DVX. Ora vogliamo fare un'altra prova, volevo fare la prova di vedere se il dispositivo legge le chiavette e quindi se è anche USB.
post e quindi ci dà la possibilità di leggere chiavette. Ora lo vediamo subito, proviamo a collegare la chiavetta e vediamo un pochino se viene letta dal dispositivo. Facciamo questa prova live con voi, anche se io già so, visto che l'ho testato prima, qual è il risultato e purtroppo devo deludervi, ma il dispositivo non legge la mia chiavetta. Se vado a provare ad andare in File Manager, vede solo memoria interna e memoria SD. Purtroppo niente, possiamo naturalmente fare il collegamento con Wi-Fi, ma non legge le chiavette. Bene, direi di andare avanti e allora, già che ci siamo, potremmo provare a vedere un po' come funzionano le mail. Devo dire che il client mail funziona benissimo, non abbiamo adesso alcun tipo di problema. Sempre il solito problema che bisogna spostarsi nella mail per leggerla tutta, ma le mail vengono ricevute e sincronizzate benissimo, non abbiamo alcun tipo di problema, quindi ci sentiamo di promuovere il client mail. E già che ci siamo, è carina anche la possibilità di vedere le cartelle così e qui abbiamo le impostazioni per comunque classico client Android che funziona abbastanza bene. Bene, allora detto questo direi che di vedere anche quali sono alcune applicazioni inserite da dalla NGM. Abbiamo Kingsoft Office per la visione dei file in Word, in Excel, e abbiamo Asphalt 6, ma noi abbiamo già scaricato Asphalt 7 per testare il prodotto, più qualche altro giochino, ma nulla di particolare, e la torcia. Andiamo allora a giocare ad Asphalt 7 e anzi prima direi di andare a sentire un po' di musica come l'audio e poi andiamo a giocare ad Asphalt 7 per l'ultima prova. Andiamo a sentire la nostra Alessandra Stan. Allora, beh, l'audio non è male, secondo me tende a essere un po', quando troppo alto, forse leggermente un po' distorcente come per il via voce, ma direi nulla di particolare. Andiamo invece, dicevo, a provare allora Asphalt 7 e vedere un po' come si comporta giocando ad uno dei migliori giochi di macchine, di corsa. Allora. Ah, bene, avevamo già scaricato questi dati, ma non li trova. Ci dice un altro giga? Oddio, mi sembra un po' troppo da scaricarlo ora in diretta. Vediamo un po' allora se al posto di Asphalt possiamo provare Asphalt 6, no, al posto del 7, tanto più o meno siamo lì, se magari questi sono stati già scaricati o meno i dati. No, neanche questi. Proviamo a vedere allora. Strano, perché almeno su Asphalt 7 li avevo scaricati. Forse c'è stato qualche errore, non mi ero accorto, ma ci ho giocato in precedenza. Probabilmente è... Niente, neanche questo abbiamo scaricato. Cosa possiamo provare allora? Ecco, proviamo Drag Racing, forse questo potrebbe andare. Comunque vi assicuro che ad Asphalt ho giocato prima, probabilmente ora abbiamo cambiato micro SD con un'altra e quindi ora non abbiamo trovato il... non trovo i file, ma comunque nessun tipo di problema. Proviamo ora Drag Racing come va, ma anche con Asphalt abbiamo giocato benissimo. Comunque, nessun tipo di problema con i giochi, ti ripeto, con Asphalt abbiamo giocato tranquillamente, fidatevi, e niente, quindi cosa dire allora, dato che siamo arrivati alla conclusione di questo dispositivo. Allora, diciamo anche che la batteria funziona davvero bene, il telefono
ci riesce quasi sempre a far coprire tutta quanta la giornata con un uso, diciamo, medio intenso. Forse un uso proprio intenso, magari no, ma con un uso medio intenso non abbiamo avuto alcun tipo di problema a terminare la giornata. Diciamo che abbiamo acceso intorno alle 8:30 e è morto, diciamo, il telefono intorno alle 10, le 11 di sera. Quindi direi che con un uso un po' più tranquillo si arriva tranquillamente a coprire la giornata. Ottimo display per il telefono, eccezionale, mi è piaciuto. E ottima la fluidità sul browser. Anzi, sinceramente, secondo me è la migliore fluidità che io ho trovato, perlomeno nell'apertura e nello scorrimento delle nostre pagine, e quello soprattutto di The Verge, che è un sito molto 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 pesante. Fotocamera buona, magari non proprio definitissima, ma comunque realizza buoni video e buone foto, specie anche quando c'è poca luce. Devo dire che il flash funziona abbastanza bene. Comunque poi le foto verranno messe sul blog e su provacellulari.it, quindi potete vederle da voi come vengono effettuate. Quindi, cosa dire di questo prodotto? Un prodotto bello, esteticamente bello, leggero, buon display, a un prezzo di 399 euro. Allora, diciamo che il prezzo è buono. Forse, essendo un prodotto, diciamo, NGM, che è una marca che forse dal punto di vista di smartphone Android ha di un certo livello, ha poco sex appeal, diciamo, poco appeal, magari metterlo a qualcosa in meno sarebbe significato magari cominciare ad accaparrarsi qualche cliente in più che magari non conoscendo la marca o comunque non fidandosi avrebbe potuto provare, avere tra le mani un telefono che secondo me invece è di buonissima qualità. Sono davvero contento di aver testato questo prodotto e di fare i complimenti ad un'azienda che fondamentalmente è italiana, anche se assemble i prodotti in Cina, ma da dirci che non lo fa. E quindi direi che facciamo i complimenti all'NGM: è un prodotto davvero valido, secondo il nostro parere, il mio parere perlomeno. E quindi ci rivediamo su provacellulari.it per gli ultimi. Per vedere le foto che sono state fatte, per parlare più dettagliatamente di alcuni aspetti e di vedere le famose pagelle che noi daremo al dispositivo. Quindi ci vediamo su provacellulari.it, vi ringrazio per l'attenzione e ciao a tutti.